È un gol storico quello di Dia contro il Qatar, è un gol storico per la sua nazionale, infatti il Senegal ha battuto i padroni di casa ed è ancora in corso per la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo ed è un gol storico anche per la Salernitana, infatti Dia è il primo granata ad aver siglato una rete durante la manifestazione iridata. La gioia del suo gol ha raggiunto anche lo spogliatoio granata che ha elogiato il bomber salernitano che quest'anno sta facendo ottime cose anche nel campionato di Serie A. Lo spogliatoio della Salernitana si è anche stretto nel dolore di Mazzocchi che da poco si è operato e tornerà ad aprile. Una perdita importante per la squadra di Davide Nicola che però sta già lavorando sul mercato per trovare un sostituto al laterale e destro. Si monitorano Zortea, potrebbe essere un ritorno, e Birindelli per sostituire lo stantuffo napoletano sulla fascia destra della squadra granata.